Ed eccoci qui che inseguiamo. Inseguiamo Franco Francavilla, Fabio Esposito. Venite qui, venite qui, venite qui. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, venite qui. La telecamera è lì. Buongiorno, buongiorno. Venite qui, venite qui, venite qui, venite qui. Allora, nome e cognome, azienda e funzione, velocissimo per fare un remember a tutti gli amici di Belli in TV. Minasola Francesco, Espresso 1 più Lombarda, amministratore. Avanti, ancora. Luigi Esposito, Espresso 1 più Napoli. E ancora. Fabio Esposito, che Espresso, amministratura. Napoli. Francavilla Franco, Espresso 1 più Lombarda. E allora la vostra impressione velocissimamente su questo, su questa Venditalia 2014, su questa edizione 2014 della 4 giorni milanese. Sempre come vuoi iniziare qua. Quindi questa io direi che è una manifestazione accattivante, la vedo, che ha richiamato un'attenzione importante di pubblico, soprattutto di stranieri per quanto riguarda questa annata. Molta attenzione all'innovazione, sistemi di pagamento, macchine automatiche, nel senso come negozio automatico proprio di per sé, che la nuova, dicono che è la nuova frontiera. La nuova frontiera, e cercano tutti di intraprendere questa attività, chi con franchising, chi per fonti sue. Comunque vedo qua il prossimo sviluppo che può essere nel vending. Grazie Franco. Fabio, nel frattempo tu sei al tuo primo, secondo, terzo o quarto giorno in Venditalia? Quarto. Quarto giorno, qual è la tua opinione di questi quattro giorni passati, tre giorni e mezzo, via, passati all'interno dei corridoi? Io la vedo come lo specchio del mercato, cioè praticamente il mercato è un attimino in una fase di stallo e qui novità non ce ne sono. Praticamente c'è semplicemente qualche accorgimento ai prodotti che già sono stati presentati in passato. Tuttavia c'è grandissimo ottimismo, l'ottimismo che si va a percepire è anche e soprattutto dichiarato da parte degli espositori. Tantissimi sono i visitatori che quest'anno sono qui a Milano, sono addirittura di più rispetto a due anni fa. Il tuo parere rispetto alla tua tre giorni nel frattempo che con oggi fanno quattro? Io penso invece che abbiamo avuto invece molto più affluenza, e soprattutto è per Milano, soprattutto è una preparazione per l'Expo 2015, che Milano si sta preparando moltissimo, e penso che anche l'anno prossimo con l'Expo 2015 ci sarà molta innovazione per il campo dei distributori automatici. 2015 magico, diceva Lucio Pinetti, il presidente di Confida, qualche giorno fa quando siamo andati a intervistarlo. 2015 dedicato a Expo, l'esposizione internazionale dedicata al food e alle eccellenze italiane, che darà una grandissima visibilità proprio alla nostra nazione. Allora io intanto vi saluto, il vending sarà presente in questa edizione Expo 2015 con Venditalia 2015, un'edizione straordinaria. Franco, un saluto veloce, Fabio e ancora tu, Francesco, un saluto veloce agli amici di Venning TV, che noi proseguiamo perché abbiamo ancora tantissime novità da presentarvi. Guarda che le novità quest'anno ci sono e sono tantissime. Va a vedere Venning TV a partire dal 24 maggio, ne vedrai delle belle. Un saluto a tutti gli amici di Venning TV. Ciao Fabio. Un saluto a tutti gli amici di Venning TV. Ciao Francesco. Un bacio a tutti quanti. Il bacio ci mancava, il bacio ci mancava. Amici, noi continuiamo, seguiteci.